Sulla nostra terra sono spuntate piccole stelle che con la loro luce hanno illuminato il mondo. Perché sono riuscite a farci guardare le cose con i loro occhi. Pensavano in maniera diversa e le persone vicine non lo accettavano e le hanno ostacolate. Ma loro ne sono uscite vincenti, al punto che il mondo è rimasto a bocca aperta. Ciao a tutti, sono un po' emozionato nel girare questo video perché non avevo mai fatto una collaborazione prima di adesso. Questo video è in collaborazione con Gloria Idda, simpaticissima. Ciao Gloria. Ciao Paolo. Ecco, come un cretino avevo dimenticato che inserirò naturalmente anche il video girato da Gloria per mercoledì alle 15:30, quindi siccome anche fra l'altro io non probabilmente non potrò editare subito l'info box perché sarò ad un colloquio per un tirocinio, fatemi gli auguri, scusate per l'interruzione tecnica. E troverete il link del suo canale rigorosamente qui sotto. Fa figo questo rito che fa qui sotto, non ci sono tanto abituato, però vabbè. Dunque, di cosa parleremo in questo video collaborazione che voi vedrete mercoledì? Parleremo di un argomento di cui o si parla poco o comunque sono io che ho visto poco, magari mi saprete dire nei commenti. Parleremo di un argomento, se vogliamo, simile, ma per cui ognuno ha la sua storia. Tutti, o almeno un buon numero di persone, abbiamo qualcosa per cui siamo stati un po' additati, un po' emarginati. Nel mio caso, nel caso non si vedesse, il motivo era questo, cioè di essere uno spaventosissimo ragazzo, bambino prima, ragazzo poi, disabile. Però sapete la cosa buffa? Che almeno per i primi 11 o 12 anni di vita non mi ha mai discriminato nessuno. Sì, scusate, il cellulare lo vediamo dopo. Dicevo, per i primi almeno 11-12 anni di vita non mi ha discriminato nessuno. Forse perché i bambini nati negli anni 90, o almeno la maggioranza, erano ancora un pochino smaliziati. Non lo so. Non me lo sono mai chiesto. Fatto sta che io non ho mai ricevuto discriminazioni fino a 11-12 anni. Quando poi sono iniziate, me la ricordo sempre, la prima volta, semplicemente delle amichette non vollero farmi scrivere la lavagna, cioè disegnare la lavagna, perché ci voleva troppo tempo. Non me lo dissero, ma lo capì nella sostanza. E forse usai un termine sbagliato, un termine forte. Nominai la compagnetta che l'aveva detto, dissi: mamma mia Tizia, non voglio dire il nome, mamma mia Tizia, quanto sei razzista. Cattiva, cattiva, vero? Le ragazzine si offesero e lo vollero dire alla professoressa di matematica. Per fortuna che la professoressa mi conosceva, sapeva che non ero il tipo da infastidire gratuitamente né ragazzini né ragazzine. E quindi me la sono cavata con un piccolo richiamo. Da lì è stato tutto un crescendo, che invece di migliorare con l'età è peggiorato. È peggiorato, sì, perché cosa vi devo dire? Si vede che con l'età il fatto che io abbia cominciato ad avere più esigenze,
più interessi, più voglia di fare, più tutto quello che volete. Ho fatto sempre più paura alle persone, virgolettiamo, normali, che poi cos'è la normalità? Ne vogliamo parlare? Ne vogliamo davvero parlare? Per contro avrei potuto avere un altro motivo per il quale essere discriminato ed è capitato però molto meno. L'altro motivo poteva essere, scusate, l'altro motivo poteva essere il fatto di essere gay. Scusatemi. È successo, ma è successo molto meno. Io penso che il motivo sia che non corrispondo allo stereotipo di macchietta. Gay, come dire, quasi vicino un po' al discorso transgender e voglio fare una premessa, io mi incavolo come una bestia se avviene qualsiasi tipo di discriminazione o che sia di un effeminato o che sia di un bisessuale, di una bisessuale, di una lesbica, io non voglio sentir parlare di discriminazioni perché mi arrabbio davvero, però diciamo che lo stereotipo del gay maschio in Italia corrisponde all'effeminato quasi transgender. E siccome per un occhio poco attento io posso non sembrare visibile, poi se ci fate caso invece si vede come. Allora, non so, non viene da pensare che io sia gay. O forse non viene da pensare più che io sia gay per il fatto di essere anche disabile. E quindi in Italia c'è lo stereotipo del disabile sessuato, tipo angeli senza ali. Sono tutto fuori che un angelo, ragazzi, fidatevi. Me lo dico da solo. Me lo dico da solo, sono tutto fuorché un angelo. Fidatevi di me. E quindi, come dicevo, invece di migliorare queste cose con l'età, sono peggiorate. Sono peggiorate. E per contro, non nelle relazioni sentimental sessuali come potrebbe sembrare, ma più quando io ero e sono tuttora la persona che dall'altra parte cercava una cosa che si chiama amicizia. Perché si tende a sessualizzare tutto, si tende a sessualizzare perfino un caffè. Cioè, ragazzi, se io fossi andato a letto con tutti quelli con cui ho preso un caffè, specialmente uomini che sono quelli che preferisco affettivamente parlare, cioè a quest'ora avrei la collezione, ma a me non interessa fare collezione. A me interessa potermi svegliare la mattina e dire, ah, che bella giornata. Ho proprio voglia di tirarmi giù dal letto. Perché oggi farò questo, oggi farò quest'altro, oggi girerò questo video, oggi scriverò questo articolo, perché scrivo articoli per lavoro e se andate a vedere il mio video delle beauty guru che magari proverò a mettere tipo questo punto, sì, quello è un articolo che ho scritto io per il sito con cui ho intrapreso una collaborazione saltuaria, magari vi metto anche quello, ok, verrà una descrizione infinita. Ho intrapreso una collaborazione, scusatemi, saltuaria con disabiliabili.net. E l'articolo, sì, l'articolo, il video non sono e non sarò mai una beauty guru, è un mio articolo. E quindi dicevo che volevo, sto divagando, sì, scusate, mi dicevo che vorrei avere delle giornate piene. Vorrei avere gente da incontrare, da uscire, da vedere, viaggi da fare. Io adoro viaggiare. Vorrei trovare delle persone che mi accettassero per quello che sono, che non vuol dire lasciar passare tutto, ma che vuol dire che se tu vuoi bene a Riccardo, vuoi bene a Riccardo e non alla sedia a rotelle. E se a te sta sulle scatole Riccardo, sta sulle scatole Riccardo perché è un caratteraccio e non la sedia a rotelle. Capite?
Forse è la prima volta che, almeno su YouTube, mi metto a nudo così, ma come dice Gloria, Ariceo Gloria, le persone non sono mai abbastanza sensibilizzate. Quindi io spero che questa collaborazione, oltre a portarci anche un maggior numero di iscritti da entrambe le parti, che non disgusta, solo che io ne ho poco più di 40, non so quanti potrò portartene, Gloria, quindi è più facile il contrario. Porti un messaggio di sensibilizzazione. Di sensibilizzazione, perché ricordiamoci che un giorno potremmo esserlo noi. Un giorno potremmo esserlo noi. Gloria, scusami se mi permetto di dirlo, Gloria parlerà dei problemi che le ha creato il suo peso, e spero e penso anche di come la sleeve gastrectomy, o gastrectomia che dir si voglia, le ha cambiato la vita, gliela sta cambiando. Cosa vi ha fatto una persona che, metto tra virgolette, grassa, tra virgolette, cosa vi ha fatto una persona che sta su una sedia a rotelle e che non vi chiede di sobbarcarvi le sue incombenze 24 ore su 24, ma solo fare tutto quello che fanno gli altri? Rifletteteci. Sentitevi liberi di postare le vostre riflessioni qui sotto. E iscrivetevi al mio canale se vi va. Iscrivetevi al canale di Gloria se vi va, ve lo metto qua sotto, mi raccomando. Soprattutto se volete vedere un po' di Germania. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.